Un gesto di solidarietà ma anche di attenzione all'ambiente. Parliamo di Ecodono, il progetto promosso da Salerno Pulita e dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno. L'iniziativa ha come obiettivo principale la promozione di una speciale raccolta differenziata natalizia, finalizzata al riuso di elettrodomestici ancora funzionanti, sostenendo al contempo le famiglie bisognose e le associazioni di volontariato della comunità salernitana. Il progetto si basa sull'invito rivolto ai cittadini di Salerno di consegnare i propri elettrodomestici funzionanti o piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche con semplici esigenze di riparazione presso il centro di raccolta Richi di Salerno Pulita, specificando la loro adesione all'iniziativa Ecodono. Gli elettrodomestici saranno poi verificati e preparati per la distribuzione. Sicuramente è un grande momento di solidarietà che stiamo già sperimentando il sabato durante i nostri centri di raccolta mobile con altri oggetti che si possono utilizzare. Per noi è importante, come dico sempre, non solo fare bene la raccolta differenziata ma anche provare a ridurre la produzione di rifiuto pro capite, proprio il peso dei rifiuti che le famiglie producono. Ci sono tante cose che si possono riutilizzare piuttosto che farle arrivare agli impianti per il recupero, e sarà un'occasione importante per stare vicino alle famiglie bisognose. Un'iniziativa che stiamo organizzando con l'assessorato alle politiche sociali, che ovviamente ringraziamo, con le associazioni di categoria che si occuperanno poi della distribuzione di questi elettrodomestici, di questi piccoli elettrodomestici funzionanti. Una volta raccolte le apparecchiature verranno consegnate all'assessorato alle politiche sociali, che coordinerà la distribuzione a favore di famiglie bisognose, centri di accoglienza e associazioni di volontariato. Le famiglie in difficoltà potranno inviare lettere a Babbo Natale per esprimere le loro necessità, mantenendo così la loro privacy e la delicatezza della loro situazione. Il progetto Ecodono sarà ufficialmente lanciato sabato 7 dicembre in piazza San Francesco dalle 9 alle 12.30 in una speciale tappa natalizia rispetto alla raccolta presso i tradizionali centri di raccolta mobile di Salerno Pulita. L'iniziativa sarà infatti dedicata esclusivamente alla consegna degli elettrodomestici da parte dei salernitani, che successivamente potranno poi consegnarli nel centro di raccolta a Richi. L'evento del 7 dicembre è presentato oggi al Comune di Salerno dal sindaco Vincenzo Napoli, alla presenza dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto, dell'assessore all'ambiente Massimiliano Natella e dell'amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennett, segnerà l'inizio di questa iniziativa. La prima consegna degli elettrodomestici raccolti avverrà al Comune di Salerno in occasione del giorno della Befana, portando un messaggio di speranza e di solidarietà nelle famiglie salernitane.